Buongiorno a tutti ragazzi, il Franz. Oggi cercherò di andare molto più rapido col roster della settimana, di tagliare tutto a 10 minuti circa. Vi ricordo il format: due guardie, due ali, un centro per il quintetto base, head coach, sesto uomo, tre panchinari e poi la delusione. Se siete pronti, si parte. Via! Primo posto nel roster della settimana, falso ingresso, Donovan Mitchell sfida Utah Jazz. Gli Utah Jazz reduci da tre vittorie consecutive, tutte W in settimana, e lui due trentelli abbastanza agevoli e statisticamente notevoli contro Portland e contro Boston. Donovan Mitchell, uno dei nomi che avevo fatto all'epoca tra le possibili sorprese per il premio di MVP, è partito un minimo in sordina, ma l'impressione è che gli Utah Jazz rispetto all'anno scorso si stiano gestendo molto di più e di conseguenza anche le cifre, le statistiche, l'impatto complessivo di un giocatore spettacolare come Donovan Mitchell sono un pelo più basse. Quindi primo posto nel quintetto della settimana, Donovan Mitchell. Secondo posto in guardia nel roster della settimana, ho atteso a mettercelo, finalmente falso ingresso, DeMar DeRozan, tre W settimanali per i Chicago Bulls contro New York, contro Charlotte e contro i Brooklyn Nets nell'ultima partita. Per lui 28 contro Charlotte, 34 contro New York e 29 questa notte contro i Brooklyn Nets, ma soprattutto sta tirando con un eccezionale 60% dal campo in settimana, ma tendenzialmente in questa stagione sta tirando veramente bene, con una percentuale vicina al 50%, vicinissima, e con un impatto offensivo sia dal punto di vista di playmaking che da un punto di vista realizzativo notevolissimo. Ci tengo a precisare che nel ruolo di guardie di questa settimana i nomi erano veramente tanti, come al solito cerco di premiare quelli in cui le squadre stanno rendendo meglio, quindi in questo caso Utah Jazz e Chicago Bulls, entrambe hanno vinto tutte le partite settimanali. Secondo posto, DeMar DeRozan. Si va nel ruolo di ala, e qua ragazzi, quintettone altissimo perché ho scelto ala virtualmente piccola, Jaren Jackson Jr. dei Memphis Grizzlies. I Memphis Grizzlies, che sono alla quarta vittoria consecutiva, ovvero da quando si è fatto male Ja Morant, le hanno vinte tutte, e hanno vinto soprattutto quella da record, All-NBA contro gli Oklahoma City Thunder di 73 punti, ma soprattutto Jaren Jackson Jr. ha alzato il suo livello. Come lui, tutti i suoi compagni in realtà. Probabilmente Desmond Bane sarebbe stato un altro nome papabile da mettere nel roster della settimana. Ho deciso di premiare lui perché comunque in settimana 25 punti contro Toronto, 27 nella beneficiata contro gli Oklahoma City Thunder, 13 in questa notte comunque nella W contro i Dallas Mavs, soprattutto tira con altissime percentuali, plus minus sempre comunque positivo. Bello vederlo finalmente dall'inizio della stagione, visto che negli ultimi 2 anni aveva giocato relativamente poco, per cui ragazzi, meritato secondo me posto nel roster della settimana, Jaren Jackson Jr. E qua ragazzi ve l'ho detto che andiamo altissimi perché da numero 4 ho messo Christian Wood, che in realtà fa il 5 agli Houston Rockets, ma lo metto 4 perché secondo me da numero 5 c'è un dominatore in questa stagione incontrastato. Christian Wood, e gli Houston Rockets, 5 W consecutive contro Chicago, Charlotte, due volte Oklahoma City e Orlando. Questa notte giocano coi Pelicans e potrebbero allungare ulteriormente la striscia, sorprendentemente. Non è un caso che la striscia sia iniziata da quando Jalen Green si è fatto male, ma insomma questi sono altri discorsi. Per lui abbiamo 33-16 contro Charlotte, 24-21 rimbalzi contro gli Oklahoma City Thunder, poi un infortunio dopo 9 minuti proprio contro OKC nel back-to-back, e poi 20-14 rimbalzi, 4 assist nella vittoria contro gli Orlando Magic. Un giocatore che sarebbe papabilissimo per essere ceduto dagli Houston Rockets verso magari qualche contender, un po' perché l'età è un po' troppo alta rispetto a quello che è il core giovane su cui hanno puntato gli Houston Rockets. Per core giovane intendo KPJ, Jalen Green, forse Sengun, chi lo sa. E lui ha già 26 anni, per cui in realtà è fuori dal range di età su cui gli Houston Rockets apparentemente vogliono costruire. È un asset che secondo me tantissime squadre vorrebbero, un po' perché statisticamente mette delle cifre importanti, un po' perché costa poco. Di fatto 13 milioni non è niente se pensiamo all'impatto. Comunque lo schiero da numero 4 nel roster della settimana, in questo roster altissimo, Christian Wood.
E da numero 5, pivot centro della settimana, Jarrettone Allen, ragazzi, Cleveland Cavs, sorprendenti Cleveland Cavs, e Jarrett Allen che al momento, dal mio punto di vista, è il centro titolare dell'All-Star Game per la Eastern Conference, un po' perché Embiid ha avuto il Covid, è stato fuori tanto, adesso si deve riprendere, e un po' perché, ragazzi, sta avendo un impatto statistico, e non solo statistico, anche difensivo, ma anche offensivo, che è impressionante, è una doppia-doppia che cammina in settimana. Tutte vittorie per i Cleveland Cavs contro i Dallas Mavs lunedì, contro i Miami Heat mercoledì e contro gli Washington Wizards venerdì. Per lui 24-14 con Dallas, 19-11 con Miami, 28-13 rimbalzi con Washington. Lui ed Evan Mobley sono le nuove Twin Towers per quello che si è visto fino ad ora in questo campionato e lui secondo me merita il posto nel roster della settimana. Andiamo a dare il premio per l'head coach della settimana, premio Billy Donovan. Ho atteso tanto per capire se i Chicago Bulls potessero essere una realtà di questa Eastern Conference o una meteora, magari, sai, visto l'entusiasmo iniziale, poi magari scemando l'entusiasmo anche i risultati sarebbero calati. In realtà il mercato che ha fatto Chicago e il lavoro che sta facendo Billy Donovan è degno di nota. E i Chicago Bulls sono al momento secondi nella Eastern Conference e se la giocano con Nets e Milwaukee Bucks a questo punto della stagione per i primissimi posti. Il fit in campo tra Lonzo, Caruso, DeRozan, LaVine e Vucevic è semplicemente spettacolare, almeno per ora. Si applicano tutti attacco e difesa. È una squadra che sta girando a meraviglia, è una squadra che è molto bella da vedere giocare. Merito anche di Billy Donovan. Sesto uomo della settimana, ragazzi, un graditissimo ritorno al pensionato Kevin Love dei Cleveland Cavs. Voglio premiare i Cleveland Cavs, voglio premiare Kevin Love in settimana, doppia cifra di media, addirittura con un picco di 22 punti nell'importante vittoria contro i Miami Heat. Ed è, ragazzi, il lungo che fa la differenza all'interno del roster dei Cleveland Cavs, che hanno Jarrett Allen, centro che fuori dall'area non mette piede, Evan Mobley mette piede fuori dall'area ma non è ancora così affidabile nel tiro dalla lunga, c'è Markkanen che è una via di mezzo e poi c'è Kevin Love che è chiaramente lo stretch four, il giocatore che allarga l'area e forse è anche uno dei motivi per cui Jarrett Allen ha così grande impatto offensivo. In ogni caso Kevin Love sono contentissimo di rivederlo a buoni livelli, chiaramente non tornerà mai quello di Minnesota, tantomeno quello del Cleveland Cavs di LeBron James, però sono contento, veramente contento, anche dopo tutti i problemi, depressione eccetera che ha avuto, di rivederlo sorridere, giocare bene e avere un buon impatto dalla panchina. Quindi sesto uomo della settimana, Kevin Love. Si parte col primo posto in panchina, ci metto Jordan Clarkson, che spesso è stato sesto uomo della settimana. Ho deciso di premiare Kevin Love, ma Jordan Clarkson è un passettino, è lì vicino comunque. Per lui dalla panchina 20-22-11 in settimana, per cui diciamo che è un finto sesto uomo, di fatto gioca quasi 30 minuti a partita ed è il suo ruolo, ha trovato il suo ruolo probabilmente non solo agli Utah Jazz ma per il resto della sua carriera, comunque è ancora lunga perché è un giocatore giovane. Jordan Clarkson l'anno scorso era presenza fissa in questa rubrica e fatalità è stato sesto uomo dell'anno. Quest'anno a livello di premi di premio di sesto uomo c'è molta competizione perché abbiamo Tyler Herro a Miami, Jordan Clarkson qui, Alex Caruso a Chicago, giocatori di Phoenix che stanno facendo bene, comunque giocatori in uscita dalla panchina da Cleveland. Ragazzi, c'è tanta roba che esce dalla panchina quest'anno, non sarà facile stabilire il sesto uomo dell'anno. Chiaro che Jordan Clarkson è uno dei favoriti, con probabilmente anche Harrell a Washington. Comunque, staremo a vedere. Per il momento, primo posto in panchina, Jordan Clarkson. Secondo posto in panchina per Cameron Johnson, Phoenix Suns. Avevo fatto un video io su Phoenix Suns dicendo attenzione perché questi qua stanno giocando così e hanno in panchina Cameron Johnson che sta tirando molto male per quelle che sono le sue abitudini. Se anche Cam Johnson mette a posto le percentuali, attenzione. Le ha messe a posto nel corso della striscia di 18 vittorie consecutive. Chiaro che l'ultima l'hanno persa
contro i Golden State Warriors in casa di Golden State, però per lui 14 punti nella prima partita contro Golden State, 19 contro Detroit, comunque 12 dalla panchina nella sconfitta con Golden State e una vena realizzativa, delle percentuali realizzative ritrovate anche per lui. Ora veramente i Phoenix Suns sono al momento la squadra più completa della NBA, hanno tante soluzioni, tanti giocatori che mettono punti, tante opzioni offensive in uscita dalla panchina e difensivamente sono stratosferici, per cui ragazzi, secondo posto nel roster della settimana in panchina per Cam Johnson. Terzo posto in panchina nel roster della settimana, premio un altro giocatore di Memphis, parlo di D'Anthony Melton, un giocatore che nessuno calcola ma che in realtà c'è sempre, è sempre lì in uscita dalla panchina, dà il suo contributo, 14 punti contro Sacramento, 9 più 10 rimbalzi contro Toronto, 19 contro Oklahoma City, 11 contro i Dallas Mavs questa notte. Chiaro che è un giocatore che raramente apparirà in questa rubrica, ma visto l'impatto che i Memphis Grizzlies stanno avendo sulle partite, pur con l'assenza del loro miglior giocatore, giocatore simbolo, playmaker, guida, è importante quello che stanno facendo i Memphis Grizzlies in questo momento, anche perché vincendo stanno comunque scalando posizioni nella Western Conference, al momento sono quarti, quinti, senza, ribadisco, il loro miglior giocatore. Per cui grande merito un po' a tutti all'interno dell'organizzazione dei Memphis Grizzlies per aver creato un roster giovane ma tremendamente affiatato, e di Anthony Melton comunque dalla panchina è una sicurezza, almeno in quest'ultimo periodo, quindi premietto per di Anthony Melton. Ed ora, come sempre, quello che secondo me ha deluso di più in settimana. Ci ho messo la foto di Rick Carlisle, ma voglio parlare in generale degli Indiana Pacers. Perché i Pacers hanno perso 5 delle ultime 6 contro i Lakers in overtime, poi hanno vinto con Toronto, hanno perso con Milwaukee, hanno perso con Minnesota, con Atlanta e con Miami. La sensazione è che siano sempre lì, comunque sono tutte partite abbastanza combattute, ma poi alla fine manchi qualcosa. Mi pare abbastanza tangibile il fatto che Sabonis, forse con Turner, non sia un grandissimo fit. Mi pare abbastanza tangibile che Malcolm Brogdon non possa essere un giocatore, un trascinatore, un giocatore che ti mette punti e ti trascina la squadra. Caris LeVert finora ha molto deluso le aspettative, e se il tuo miglior giocatore da inizio stagione è un rookie di 24 anni, come dice giustamente Teddy, c'è qualcosa che non va. Ci si aspettava magari che con Rick Carlisle qualcosa cambiasse, che magari gli Indiana Pacers muovessero anche qualche giocatore, sono rimasti gli stessi, manca come sempre TJ Warren, e insomma non si vedono grandi miglioramenti rispetto alla passata stagione, nonostante il quintetto sulla carta sia molto, molto, molto concreto, con Brogdon, LeVert, ora Duarte, Sabonis e Turner, cioè ci sono quintetti che da un punto di vista di nomi e qualità sono molto inferiori, però gli Indiana Pacers non riescono a trovare una quadra per rendere come questo roster potrebbe rendere. Per cui ragazzi, dietro la lavagna questa settimana ci metto gli Indiana Pacers e il simbolo di questi nuovi Indiana Pacers che è Rick Carlisle. E anche per questa settimana ho finito, vi metto sempre il recapino qui alla fine per diciamo avere un impatto visivo di quelli che sono i nomi che ho scelto. Recap, guardie titolari Donovan Mitchell e DeMar DeRozan, ali Jaren Jackson Jr. e Christian Wood, centro Jarrett Allen, quindi quintettone, head coach Billy Donovan, sesto uomo Kevin Love, in panchina Jordan Clarkson, D'Anthony Melton e Cameron Johnson, dietro la lavagna Rick Carlisle e i suoi Indiana Pacers. Come al solito vi invito a mettere un like al video, di commentare con i vostri nomi, di iscrivervi al canale e di seguirmi come al solito. Un ringraziamento, il Franz.